emozioni di questo campionato mondiale, cioè tirare proprio le somme e dire com'è andata. Secondo lei com'è andata? Beh, non può essere che è andata in maniera splendida. Io non trago delle conclusioni dal punto di vista sportivo perché non ne ho le conoscenze e le competenze, ma posso dire che il successo che ha avuto questa manifestazione è quello che ha dato a questa città, ha arricchito questa città. Ecco, noi siamo soddisfatti e contentissimi, e una serata come questa ne è solo la dimostrazione. Beh, chiaramente se le manifestazioni sportive, poi manifestazioni come questa a livello internazionale, oltre a riuscire, arricchiscono la città, penso che sia la gioia di ogni sindaco. Però questo, secondo me, è anche la spinta per il futuro ad ospitare ulteriormente, sempre maggiormente, queste manifestazioni. È così o no? Beh, ovviamente, non posso che dire di sì, dai. Io credo moltissimo nel nostro progetto, credo moltissimo. Lo hanno Città Europea dello Sport, ma non solo come un titolo, come qualcosa che veramente valga la pena di perseguire. Ecco, noi vogliamo che lo sport sia veicolo sociale di integrazione e veicolo ovviamente turistico di grande promozione per la città. Io tra l'altro stasera mi sono già informato anche sulla capienza di questo impianto, perché come avevo già detto, Igor, tu che sei abituato a queste manifestazioni a livello olimpico, a livello internazionale, sempre in giro per il mondo, per le Olimpiadi, è una cosa veramente graziosa questa qui, almeno per noi anche dell'ente. Beh, una cosa più che graziosa, unica, in quanto Loano si è dimostrata non solo capitale europea dello sport, ma sempre al centro della Liguria, promuovendo lo sport a livello internazionale in tutti i settori. Ci sono grandi progetti con Loano, noi abbiamo già coinvolto il sindaco in un'operazione che porterà una seconda Olimpiade a Loano, quindi speriamo di riuscire a strappare questa candidatura, questa vittoria a San Pietroburgo a maggio del 2013, sono i Combat Games, però Loano ormai è teatro di grandi eventi sportivi, la dimostrazione è che è capace molto più di grandi città, quindi questo è un valore aggiunto, ma è un ringraziamento che va al sindaco, che voglio dire ha creduto sin dalla prima ora in grandi eventi sportivi, cercando di fare dello sport anche un fattore turistico e un volano economico. Questo è fondamentale. Ma io, guarda, avevo sentito parlare di Loano 2, ne avevo sentito parlare tanto, signor sindaco, però per me è una scoperta ed è una bellissima, una dolcissima scoperta, perché praticamente per me la Liguria era assente da un impianto di questo tipo da poter portare grosse manifestazioni, quindi noi la verremo a cercare più avanti, perché ci stiamo già candidando per portare i campionati italiani di karate o addirittura la Coppa Italia, quindi spero che lei ci ospiterà. Beh, non posso che dirvi di sì, è ovvio, io credo moltissimo in questo progetto, ve l'ho detto prima. Venite che noi vi apriamo le braccia. Grazie signor sindaco di questa intervista, grazie alla sua città, a Loano, e soprattutto io sono veramente felice di partecipare insieme a voi a questa festa. Grazie. Siamo alla fine di un altro grosso evento qui a Loano, che continuo a dire essere la regina ormai assodata, acquisita delle città liguri per eccellenza sullo sport e per l'accoglienza. Siamo in un posto che è un paradiso, quindi direi che qualsiasi persona può sperare, può sognare di venire in un posto del genere per poter svolgere attività sportiva. E noi ci stiamo riuscendo anno dopo anno, quest'anno in famiglia è entrato anche l'Oxen ed è questo, di questo ne sono orgoglioso, fiero, felice, anche perché abbiamo scoperto dei nuovi amici che sono entrati in famiglia
più che in squadra, perché questa è una famiglia che noi continueremo, alla quale noi continueremo a dare nuova linfa anche attraverso dei nuovi progetti come possono essere i corsi di formazione. Quindi senz'altro non vi abbandoneremo, anzi implementeremo ancora di più quello che sarà il nostro futuro insieme. Devo dire che la serata oggi è stata gradevolissima, ora andremo a saltare in discoteca con i nostri ragazzi e niente, quindi siamo stanchi ma decisamente felici. Permettetemi di dare un ultimo ringraziamento a tutto il mio staff, composto da circa 100 persone, uno staff che ha lavorato con me per anni e che ormai è rodato e che riesce a risolvere i piccoli problemi, le piccole rogne, come si dice in gergo, attraverso una professionalità molto alta, ma principalmente attraverso un momento di condivisione, di coesione e di problem solver che vengono continuamente messi in luce. Quindi io di questo ne sono contento. Qui vicino a me che vedo il sindaco, il sindaco di Loano, al quale ancora una volta faccio i miei ringraziamenti, perché veramente, oltre che essere un sindaco e un amico, è una persona che si rimbocca le maniche e con la maglietta scritto Volunteer arriva anche a darci una mano quando si tratta di fare allestimenti e disallestimenti. Devo ringraziarlo anche perché ha permesso alla squadra italiana, in un momento particolare di crisi economica, di soggiornare in un albergo che poteva essere, visto l'accoglienza italiana, poteva essere alla sua portata. Quindi, e di questo ancora una volta gliene sono grato. Grazie, ripeto, a tutto lo staff e alla fine permettetemi ancora un grazie particolare allo Xen, che ci ha dato una mano non indifferente, in particolare modo a Genova durante il giorno di riposo. Grazie. Io, Dario, fermo restando che io e Igor siamo d'accordo su quello che hai detto al 100%, ti posso dire solo una cosa: Dario, sei un grande, complimenti, e noi dello Xen siamo felici di essere entrati nella vostra famiglia e vedrai che ti daremo sempre di più collaborazione, faremo le cose. Bravo, 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 e non ci stancherò mai di dire. Complimenti. Praticamente questa internazionale, in questa bellissima serata, ai microfoni web del video web Xen abbiamo un personaggio non da poco, Mr. Stauffer, tesoriere del Panatron svizzero, in televisione internazionale il Panatron, e a cui volevo fare una domanda che secondo me è proprio indicata: come vive lei questa serata in mezzo a questi ragazzi? Posso dire in primo luogo che non sono il signor Stauffer, ma la mia moglie si chiama Stauffer. Hefty Stauffer. Hefty Stauffer. Allora, Hefty Stauffer. Hefty Stauffer. Allora, Hefty Stauffer, perfetto. E questo è il bello della diretta, perché in diretta Hefty Stauffer. Io ho potuto rappresentare questa sera Panathlon International. Qui era un grande piacere di poter partecipare a questa serata, ma non solo alla serata, per me più importante era ancora di vivere con i ragazzi, con gli atleti assieme in piscina un dopo pranzo, per vedere come loro hanno lavorato. Hanno sfruttato i risultati del loro allenamento che hanno fatto, e questo e la gioia che loro hanno dimostrato era per me il più grande avvenimento. Quindi positivo il suo pensiero su tutto. Molto positivo, perché è anche un po' una parte della nostra filosofia di Panathlon, di aiutare non ai atleti che vanno ai giochi olimpici, ma proprio agli atleti che vogliono fare un po' di sport. Il diritto dei bambini, dei giovani, a poter fare il sport in che situazione che si trovano,
questo è per noi più importante ancora di punto di vista etica. Quindi io vedo un animo soddisfatto in lei, AC Stafford. Molto soddisfatto, e anche sono stato onorato di poter partecipare qui insieme a voi, ai dirigenti e anche al sindaco di Luano. Grazie mister di questa breve intervista, ma soprattutto grazie del suo pensiero che rispecchia un po' la positività di tutta la serata. Grazie tanto anche a voi e ai giornalisti che fanno un po' di pubblicità per questo evento, ma anche per quelli che hanno collaborato per poter fare proprio questi campionati mondiali qui a Luano. Grazie tanto. Igor, vuoi dire qualcosa? Beh, ringrazio il Panathlon per essere sempre presente con noi. Lavorare sull'etica, sul valore dello sport è fondamentale sia per l'Oxen che per il Panathlon, perché tutti coloro che credono nei valori dello sport, la giornata di oggi è la dimostrazione che fare sport fa socializzare, abbatte le barriere e rende tutti più felici senza problemi di razza, di colore, di lingua. Quindi questa è l'emozione e solo lo sport riesce a dare, riesce a far convivere tutte queste cose insieme. Quindi grazie a tutti gli organizzatori, al Panathlon e a tutti coloro che giorno per giorno continuano a diffondere i veri valori dello sport. Benissimo, chiudiamo qui quindi queste interviste in questa serata bellissima con una positività per tutti. Grazie a tutti. Va bene? Ah, va bene? Oh, adesso siamo con un atleta di questo internazionale. Vediamo un po', dai. Guarda, Nabe Aimu. Sì. ここまで初めて来ました。はい。はい。